Capricorno, buongiorno. Settimana che va dal 29 di luglio al 4 di agosto. Vediamo come sono orientate le energie questa settimana. Prima di iniziare, voglio ringraziare tutti quelli che vedono i miei video, quelli che si sono iscritti al canale e soprattutto quelli che si iscriveranno. Quindi grazie in anticipo per la vostra iscrizione, non costa nulla, è assolutamente gratuita, però chiaramente questa è una cosa che ci fa tanto bene noi che facciamo questo, che vi riempiamo di video di intrattenimento. Quindi grazie, grazie in anticipo. Questo video è valido per coloro che hanno Sole, Luna, Venere e ascendente in Capricorno. Voglio anche ricordarvi che proprio per il Capricorno esiste un canale dedicato che si chiama, boh, non lo so, lo trovate nel box informazioni perché metto sempre questi nomi così complessi che poi alla fine pure io mi confondo. Quindi Capricorno, l'amor, the death, 13 credo. Comunque nel box informazioni trovate il canale, troverete ogni giorno il buongiorno Capricorno e poi altri video a seconda delle settimane, delle giornate. Quindi mi raccomando, box informazioni, vedete dove è il canale del Capricorno e ci cliccate sopra. Iscrivetevi sia qui che lì e io vi ringrazio tantissimo in anticipo. Adesso pillole di astrologia spicciola. Com'è messo il cielo in questo momento? Devo dire che non si è messo male, Capricorno. Dalla parte tua c'è la lucidità di pensiero. Mercurio in Vergine ti fa ritrovare quella lucidità di pensiero che per un po' sembravi averla. Che sembrava averti abbandonato. Questo è un momento in cui riuscite a confrontarvi meglio, a comunicare meglio, soprattutto a pensare meglio. Mercurio è in Vergine e Urano è in Toro. È un grande momento di trasformazione questo. Il Sole, tra l'altro, in Leone, con Venere in Leone, con una Luna nuova che sarà anche in Leone. E in qualche modo vi dà la possibilità di approfondire le situazioni sentimentali, ma anche di dare il là ad alcuni vostri pensieri, pensieri che possono anche sfociare in grandi trasformazioni. Avete la lucidità per organizzare queste trasformazioni, sia a livello personale, sia a livello proprio di relazione, sia a livello eventualmente economico e professionale. Quindi c'è proprio il bisogno di. Il fatto che ci sia in Pesci Nettuno retrogrado e Saturno retrogrado, questo vi spinge ancora di più a sondare dentro le vostre emozioni. È un periodo di grande introspezione. In quadratura, tra l'altro, avete sia il Nodo sia Chirone in retrogradazione entrambi, quindi l'introspezione al massimo, tra l'altro, proprio all'interno di noi, che ci spinge a modificare. È un Capricorno in grande trasformazione, devo dirlo, ok? I segni d'aria sono molto forti questa settimana, con Plutone retrogrado in Capricorno e con Giove e Marte in Gemelli. I segni di terra, l'ho detto, abbiamo Mercurio in Vergine e Urano in Toro. I segni d'acqua, abbiamo parlato dei segni dei pianeti che sono nei Pesci. E per quanto riguarda i segni di fuoco, la maggior parte sono tutti in Leone, quindi Sole, Venere e anche la Luna nuova questa, il giorno 4 in Leone, ma soprattutto interessante anche la retrogradazione dei due pianeti, di due particolari energie, il nodo nord e Chirone che sono in Ariete. Detto questo, andiamo a vedere come potrà essere la settimana per il Capricorno. Allora, Capricorno, il 5 di bastoni, l'appeso, il 3 di spade. C'è qualcosa che non si risolve, che vi porta anche, tra l'altro, tutta una serie di conflitti interni, ma anche un dolore che non si risolve, che non vi passa. Un'attesa, tra l'altro, che si traduce in dolore, quindi potrebbe essere un'attesa che si traduce in dolore, così come potrebbe essere un dolore che in qualche modo non accenna a placarsi. Andiamo a vedere adesso.
5 di bastone mi parla di conflitti, quindi cominciate questa settimana affrontando una serie di conflitti. Conflitti dolorosi, tra l'altro, ve lo dico. 10 di bastone, 3 di spade, anche qui. 10 di spade. La principessa di bastoni, l'otto di bastoni e il mondo. Io credo che in qualche modo questi conflitti saranno risolti, stanno per essere risolti, però certo sono stati dolorosi. Ti sei portata appresso dei conflitti che ti hanno fatto sentire tradito o tradita, che ti hanno ferito una serie di difficoltà, e proprio la difficoltà, stai arrancando, capricorno? La mia sensazione è che tu stai arrancando. E tu dico, guarda, proprio, è proprio la carta che me lo dice. Senti di stare arrancando, e questo arrancare potrebbe essere perché hai conflitti nei confronti di qualcuno, ma così come potrebbe essere che invece arranchi nell'elaborazione di un dolore che ti porti appresso e che però fortunatamente credo che stia per essere, aver completato il suo cerchio, il suo dolore in qualche modo, che okay, avresti voluto trionfare in una maniera diversa. Fortunatamente ci sono una serie di notizie che arrivano anche abbastanza velocemente, che ti fanno capire che è finito un'era, che è finito un momento, c'è poco da fare. Sei vincitore in qualche modo, ok, però è finita una fase della tua vita. Vediamo l'appeso, adesso andiamo a fare il sunto. La ruota, sì, l'ho detto, si muove velocemente le cose. Il paggio di Michele, il 4 di Raffaele, la regina di Ariel, il 7 di Michele e il 5 di Gabriele. Io, ragazzi, c'è poco da fare. Qui abbiamo i conflitti, qui abbiamo i conflitti. Quindi non è semplice affrontare questa settimana, non perché sia una settimana negativa, ma perché è una settimana in cui ci sono tutta una serie di problematiche che devi risolvere e che tu prendi tempo per risolvere, o perché dipende da te, o perché ci sono dei nuovi inizi che sono in ritardo e che ti mettono ansia, ok? Stai cercando di avere pazienza, stai cercando di essere moderato, di avere pazienza, stai cercando altre possibilità nella tua vita, e soprattutto da un punto di vista emotivo, devo dirlo, sei molto sulla difensiva, molto. Non fai passi avanti, sei lì che attendi, quindi è un capricorno in attesa, è fermo lì che attende. Le cose si svolgeranno anche abbastanza velocemente, però c'è sempre questo senso di attesa, attesa di una situazione più stabile, attesa di un percorso migliore, attesa di scoprire se tutti i dettagli vanno al loro posto, attesa di nuove eccitanti sfide, attesa di nuovi inizi, attesa di cambiamenti di direzione che arriveranno comunque, però tu continuerai ad avere questa sensazione di attesa, un'attesa che è snervante. Perché? Perché mentre attendi continuano a proporsi tutta una serie di problematiche. Devo dirti che comunque sia il mondo qua, sia la regione di denari poi alla fine, mi fanno capire che c'è spazio questa settimana per trovare le soluzioni, per trovare gli esiti, ok, di qualcosa che, ripeto, è stato affrontato con grande fatica. C'è anche però il senso della non risoluzione in questo effettivo momento, ok? Perché? Perché c'è sempre un percorso migliore disponibile, tu non sai quale prendere, non c'è il senso dell'indecisione ancora, c'è il senso della incapacità di mettere in atto un nuovo inizio. E quindi di vagliare sempre di più, di essere di vagliare sempre di più le soluzioni che non sono una o due, e di cercare di trovare la soluzione migliore. Quindi in ogni caso è un capricorno che con grande dolore, però, perché qui di base c'è il dolore, sta affrontando conversazioni, nuovi inizi, cambiamenti, veramente grandi cambiamenti,
lo fa talvolta. Quello che mi arriva è che il Capricorno in questo momento pensa una cosa diversa da quella che dice. Non lo so perché mi arriva così. Sta cercando altre possibilità, ma nel frattempo ne porta avanti diverse. C'è la mancanza di consapevolezza delle proprie emozioni in questo momento nel Capricorno. Sta prendendo tempo nell'elaborazione di un dolore che si sta portando appresso. Quindi è un Capricorno che si porta appresso un dolore che fatica ad elaborare, però. E quindi ci sono tutta una serie di vie traverse che sta portando avanti, quindi sfide, contratti nuovi, cambiamenti di direzioni, altre possibilità. Vedete, tutte queste carte mi parlano ognuna di strade diverse, percorso migliore, cioè ognuna ha una strada diversa. Perché? Perché effettivamente è tutto ancora in divenire, ok? È tutto molto presto, non ci sono stabilità, non c'è il movimento, c'è semplicemente, è tutto nel pensiero in questo momento. Però è anche vero che si è chiusa una fase per il Capricorno. Adesso andiamo a vedere. E che ne è consapevole? La consapevolezza proprio c'è tanta. Quindi è una settimana, diciamo, di attesa, tra virgolette, di sfide e di attesa. Andiamo a vedere un attimo cosa ci dicono gli oracoli. L'Arcangelo Gabriele, e vedete, questa mi è arrivata al contrario. Questa è l'essere sulla strada giusta. Mi è arrivata al contrario. Non siete consapevoli di essere se quella è la strada giusta, ancora non l'avete scelta la strada. È al contrario, però l'Arcangelo Gabriele è il dritto, quindi affidatevi, anche voi l'ha detto, affidatevi all'Arcangelo Gabriele e cercate di trovare la strada che in questo momento, con questa cosa al contrario, non avete ancora individuato. Non sapete quale binario prendere, caro il mio Capricorno. Ancora oracoli per te perché è una stesa assolutamente incerta. Devi. Ragazzi, prima di emergere c'è da andare sott'acqua. Andare sott'acqua significa immergersi nelle emozioni. A volte sono emozioni dolorose, ma bisogna affrontarle. Questo è un momento in cui preferisci affrontare questa emozione in solitudine, da solo. E quindi potrebbe essere una settimana in cui preferisci da solo o da sola prenderti del tempo per esaminare le situazioni, per esaminare le soluzioni, i percorsi e per gestire, come ti ho detto prima, dei conflitti o un dolore o un'attesa che si protraggono. Vediamo, tiro anche questo, la rete ingioielliata e gli occhi dell'aquila. Vediamo un attimo che vogliono dirci. L'avvicinarsi a un qualunque oracolo richiede determinata aspettativa, ok. Distogliete l'attenzione dall'andare ovunque, esercitatevi a sentirvi e a stare in un posto dove la vostra esperienza ha già avuto occasione di passare. Chi sarete quando questo accadrà? Potete farlo adesso, sentirlo adesso? Esercitatevi, meglio conoscete il vostro percorso all'interno di questa rete di vita, più esso si illuminerà per voi. Vi sta già festeggiando. Questa è una carta che vi dice che in qualche modo tutto è interconnesso e spetta a voi, al vostro stato emotivo, capire quanto tutto è interconnesso e quanto è importante questa interconnessione, quanto di buono avete nella vostra vita. Una carta particolare, bella. Gli occhi dell'aquila. Vi offrono il dono della lungimiranza, la capacità di guardare avanti per vedere lo svolgersi del destino prima ancora che tutto si manifesti come realtà. Quindi, questa è una settimana in cui sapete di essere protetto perché l'aquila protegge e
Dovete avere fiducia che siete pronti per qualsiasi cosa la fortuna vi abbia posto davanti. Ok? Quindi c'è l'esitazione, vi risucchierà l'aria da sotto le ali facendovi perdere quota. Siete chiamati a fidarvi del vostro cuore e del vostro istinto, a muovervi senza paura e non vacillare. Il momento è quello giusto, nessun male può capitarvi se le vostre motivazioni sono pure ed agirete con coraggio. Quindi dovete avere il coraggio di guardare al di là, di vedere, di guardare sopra la mischia. Avrete tra l'altro, sarete anche lungimiranti questa settimana, e dovete avere il coraggio di intraprendere un certo percorso. Ok? Capricorno, noi ci vediamo la settimana prossima, come al solito in questo canale, ma ci vediamo ogni giorno sul canale del Capricorno. Bye bye.